Fratello, siamo in ritardo almeno di mezz'ora. Oh, Marcello. Marcello, ma come sei ancora a Barcellona? Quando è che arrivi? Oh, qui abbiamo bisogno di te. Dimmi una spazzata, dai, dai. Sviatoslav, te ne devi andare. Via, via. Non ti convince la scenografia? Ma guarda che sarà tutta bianca come volevi tu. Ah, va bene. Sì. Sì. Ok, ok, Certo, certo. Sei tu il regista. Io faccio solo quello che mi dici tu. Ciao, Marcello. Allora, Tina, com'è la situation? Come la vestiamo l'attrice? Sì, allora, io avrei scelto questa mise perché il personaggio di lei deve essere sensuale ma pudico, provocante ma casto, ammiccante ma serioso. E quindi? E quindi... voilà! Una tunica bianca? Ah, per la scena finale, quella che giriamo nella stanza bianca Optical. È una tunica liscia, minimale, grafica. Perché poi è tutto un gioco psicologico, capite? Noi nascondiamo il corpo per far parlare l'anima. E poi sono vegana. Ma che c'entra? Questa è una seta vegana, è prodotta nel totale rispetto del bacco da seta. Sì, ok, però non lo so, a me sembra tutto un po' too much. No? Cioè, chi glielo dice alla scenografia che il vestito è bianco? Tu ti rendi conto? È l'incubo di tutti gli scenografi. Bianco su bianco. Dai, bianco su bianco. Chi ha detto bianco su bianco? Chi ha detto bianco su bianco? Sei stata tu, vero? Ecco, è arrivata l'isterica. No, signori, il nostro scenografo non è isterico. Sarà, boh, forse un po' naif, ma non è vegano. I colori sono importanti. I colori mandano un messaggio. Come fai a non capirlo, ignorante? Qui comando io, Reginetto. Ma se dovessi aver bisogno di un consiglio su come apparire ridicoli con un verde marino medio e una fantasia Paisley che fa molto 2013, peraltro, se posso permettermi, non preoccuparti, chiederò a te. Uè, ma oggi hanno aperto le gabbie? Basta, signori, con questo cinema. Dov'è l'aiuto regia? E pausa! Sempre sul pezzo! Mi sembrano tutti fuori di melone, a te no? Beh, i colori sono importanti, no? Ah, certo. E ogni colore ha il suo significato. E dipende anche dalla situation. Ad esempio, se scelgo il giallo, vuol dire che ti rispetto. Io sto qua e tu stai là. No, ma il giallo non era l'abborrimento. L'abborrimento? No, quello era nel secolo scorso. Invece il blu vuol dire altruismo. Cioè, sono una persona sensibile che ha molto da dare. Quante ne sai, Adelio, tu? Il rosso, invece, il rosso è chiaro. Vuol dire che voglio trasmetterti praticamente tutta la mia libidine. Oh, Adelio. C'è la tela qui dietro. Sì. Cosa stavate facendo? Dici sì, cromoterapia. Anzi, farebbe bene anche a te. Pausa finita, tutti su pezzo, avanti! Dimmi una giornata spezzata. Basta su de dos! Chi ha detto bianco su bianco? Colpa mia? Sad.